Domenica, per il penultimo turno del girone di ritorno, siamo in quel di Biciglia. Affrontiamo sicuramente una squadra difficile, una squadra che in questo girone di ritorno sicuramente ha fatto cose importanti. Una squadra che è cambiata con l'innesto di Corvino, puntano chiaramente sulla sua esperienza, sulle sue qualità, accompagnate a quelle di Andrea Storchi, che è un giocatore di spessore per questa categoria. Vicino chiaramente hanno un giocatore per me importantissimo e anche, certamente non lo scopro io, Mauro Torresi. Vicino a questi, diciamo, tre leader c'è un gruppo molto interessante secondo me di giocatori eclettici, a partire da Drigo a finire a Chiriatti, a Bassi, e quindi è una squadra ostica, una squadra che sicuramente in casa esprime un ottimo basket, una squadra che in casa produce circa quasi 82 punti di media, e questo è dimostrato dal fatto appunto che nelle partite casalinghe, nel loro palazzetto, hanno perso solo una partita appunto contro il Martina Franca. Non sono stati molto continui in trasferta, dove hanno vinto solo 3 partite e ne hanno perse 8, però sicuramente per loro domenica sarà una partita importantissima. Si giocano la possibilità appunto di arrivare molto in alto in classifica, quindi per noi sarà un'autentica e vera battaglia. Sarà una partita, secondo me, dai contenuti tecnici elevati, sarà una partita sicuramente dai ritmi alti. Noi veniamo sì da una sconfitta con il derby appunto di domenica scorsa, però veniamo da una sconfitta che però ha dimostrato, ecco, le nostre qualità, ci ha lasciato un po' di amaro in bocca, però mi ripeto, la consapevolezza, ecco, di potercela giocare con chiunque. Anche per noi è una partita importante perché vogliamo provare a riagganciare il San Severo e giocarci le ultime possibilità, anche minime, nell'ultima giornata. Però detto questo, ci aspetta una battaglia e una partita tosta. Dal punto di vista fisico stiamo bene, dal punto di vista mentale e psicologico lo stesso, abbiamo lavorato bene, sono quindi contento della settimana che abbiamo fatto e vogliamo provare a ritornare subito alla vittoria. Il campionato tuttavia non finisce domenica, ci aspettano altre, compresa la fase orologio, 5 partite molto difficili contro squadre che giocano una buona pallacanestro, quindi sarà sicuramente da qui fino all'inizio dei playoff saranno 5 finali. Noi cercheremo di dare il massimo come abbiamo sempre fatto, cercando appunto di continuare a divertire il nostro pubblico che spero ci segue anche in trasferta, avendo però sempre a questo punto della stagione, ecco, l'obiettivo primario è quello di arrivare all'11 maggio, inizio appunto dei playoff, nella migliore condizione psicofisica. I ragazzi sanno che siamo entrati nel momento topico della stagione, quindi tutti, dal primo all'ultimo, stanno dando un grandissimo contributo, si sentono parte di questo progetto e lo dimostrano quotidianamente durante il lavoro sul campo. Sono consapevole, ecco, che il momento della stagione è particolare, in questo momento deve venire fuori la squadra, il gruppo, la voglia di continuare a giocare insieme e di vincere insieme. La sconfitta di Coscafati ci ha insegnato che da ora alla fine per vincere le partite contro chiunque avversario bisogna essere non soltanto intensi come lo siamo stati, ma soprattutto non perdere mai la concentrazione, essere sempre concentrati al massimo e cercare, ecco, di essere ancora una volta più di tutte, più di sempre essere squadra. Bisogna curare i particolari in questo momento della stagione, mi ripeto, i particolari fanno la differenza, particolari chiaramente tecnici, e quindi
È chiaro che in questo momento, più che sulla quantità del lavoro che svolgiamo in palestra, prediligiamo un attimino lavorare più sulla qualità. Detto questo, vi aspetto come sempre numerosi anche in quel di Biceglie. Un abbraccio, a presto.